Buonasera. Grazie di questa opportunità. Sono già stato a Novi Ligure circa 15 anni fa nel vostro teatro per uno spettacolo e vorrei ringraziare i genitori di Andrea che mi hanno permesso di incontrarlo, perché per me, dopo diciamo più di 40 anni in teatro e 15 anni di Dante, conosco Riccardo da tanti anni, Andrea è stato di fatto un maestro. Avevo preparato il foglietto ma l'ho messo via perché le citazioni sono le stesse, i riferimenti sono gli stessi, le interazioni sono le stesse, e quindi dico semplicemente quello che mi ha insegnato stasera. Innanzitutto mi ha colpito tantissimo quando fa quell'esempio del bambino e che dice appunto quel bambino ha capito, non ha capito Dante ma ha capito. Di fronte a lui, alla sua storia, all'incontro con lui che veramente per fortuna ho avuto, anch'io credo di aver capito. Una domanda che spesso mi fanno, io da circa 15 anni lavoro in giro per l'Italia, Ravenna, Firenze e anche da altre parti, sempre sulla Divina Commedia, e spesso ci si domanda come è stato, cioè come è successo che un uomo del genere abbia fatto una cosa del genere. Ed è inspiegabile. Molti anche scrivono che usava erbe, sostanze, perché di fatto è inspiegabile. Vedendo, incontrando e sentendo Andrea ancora una volta questa sera, non c'è niente di inspiegabile. È semplicemente un uomo totale, un uomo pieno, un uomo intero, un uomo che ha vissuto ogni istante pieno, ogni momento pieno, che vuol dire, come adesso stava dicendo anche la Manuela, intenzione verso qualcosa, non ha buttato via nulla. E quindi io, vedendo Andrea e rivedendolo ancora stasera e facendomelo spesso davanti alla testa per tante occasioni che abbiamo, ho capito, cioè che Dante è un uomo totale, che l'uomo totale esiste e che noi siamo dei piccoli pulcini, no? Che zampettiamo così nelle nostre distrazioni. Andrea non era distratto, era sempre teso, era sempre in attività e aveva questa esigenza. E la storia degli uomini, cioè la nostra storia, è disseminata di questi enormi uomini che noi trattiamo spesso come dei supereroi, ma sono semplicemente degli uomini, totalmente uomini. Questa è la cosa che mi ha insegnato e io riconosco a lui l'essermi maestro nonostante l'età. La seconda cosa è il silenzio. Cioè quando io l'ho incontrato la prima volta ero turbato dal suo silenzio parlante. No? Quando ci si incontra tra gente come noi che si parla solo in terzine, solo di Dante, solo di novità da Borges e Mendelssohn, si cita incitabile, Andrea aveva una rara dote di ascoltare in silenzio, di elaborare in silenzio, di lavorare in silenzio, di utilizzare il silenzio, di stare nel silenzio e di parlare attraverso quello. Questo mi ha sempre colpito. L'ultima volta che gli ho parlato, eravamo a Ravenna e lui era stato precettato dalla Manuela per fare un canto in più. Io ero andato a prendere il classico caffè in piazza, perché ore e ore di Dante diciamo, pesano, e l'ho visto in un angolo prepararsi sul canto che doveva fare. E allora ho detto, ma scusa, ti ha precettato la Vambelli? Lui ha detto sì. Ma cosa ti prepari a fare? E lui mi ha guardato in silenzio e poi, grazie a Dio, ha aggiunto, è sempre una lotta con Dante. E stasera ho rivisto questa lotta, perché senza lotta non c'è l'uomo e quindi l'umanità non fiorisce, non esiste. No, non c'è creatività.
e l'ho rivisto in ogni parola. L'altra cosa, venendo da lì, lo devo dire, Andrea lo notavo anche, insomma, a Ravenna, Andrea non legge Dante, non interpreta Dante, non recita Dante, lo incarna. E devo dire, questa cosa mi ha commossa, perché appartiene anche al mio lavoro. È la cosa in assoluto più difficile per un attore, per uno che fa teatro, non fingere. Andrea non fingeva, non so se avete notato, non c'è nessuna differenza da quando parla a quando utilizza le parole di Dante. Cioè il tono della voce, la qualità timbrica è la stessa, cioè non cambia registro, è lui. E un'altra cosa per cui mi è maestro è proprio questo: tantissimi e tantissime volte mi domandano che cos'ha Dante di contemporaneo. Ai Serva Italia, le citazioni che sappiamo, Ugolino, l'amore, bla 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 bla. E grazie a lui posso dire con sicurezza che Dante è contemporaneo quando uno lo incarna. Per tutti noi qui questa sera Dante è contemporaneo non per quello che dice, ma perché lui per noi lo ha incarnato. La parola, la poesia diventa vera, viva e mi arriva nel momento in cui uno di fronte a me, in questo caso lui, lo incarna, non lo interpreta, prima si sentava Benigni a sproposito, ma lo fa suo e ce lo rende, no? Come una donna mette al mondo un figlio, no? Questo. E l'altra, quindi questo fatto che lui rende a me Dante contemporaneo, a me vuol dire a noi. E l'altra cosa che volevo dire, e chiudo, è questa tensione, che non è una tensione al punteggio, al mercato, al guadagno, all'apparire, come si diceva anche prima, ma è una tensione a qualcosa di grande. Che Dante chiama stelle, e chiama stelle perché in qualche modo va chiamata questa tensione, no? E mi colpiva una cosa sentendolo parlare, al di là della continua ripresa che fa di Borges, che Dante va letto con il cuore di un bambino, e lui nel suo essere adulto è un bambino, cioè ha la semplicità di un bambino, anche le cose che esprime, le esprime con questa sicurezza, quasi innocenza di un bambino. E una cosa che sempre Dante dice, e che con questa chiuderei, nel famoso richiamo di Ulisse del 26esimo, considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, noi scolasticamente parlando ci siamo sempre appiccicati a fatti non foste a vivere come bruti, anche perché in parte, cioè, si capita di esserlo. Invece il verso precedente è: considerate la vostra semenza, che alla lettera vuol dire mettete insieme alle stelle, considerate la vostra semenza, cioè siete uomini che non potete non esistere se non in rapporto alle stelle, se non considerando. Sidera in latino è stelle, tutti lo sappiamo. E mi sembra che Andrea mi abbia fatto capire che non si può esistere senza considerare la propria semenza. In questo io, con l'età che ho e con l'esperienza che ho, sono grato ai genitori, a voi, a questa città, a tutti, di aver incontrato un maestro. Grazie a tutti per la sua attenzione e per il suo impegno.